Benissimo, allora buonasera a tutte, buonasera a tutti, alle persone in sala, più numerose del previsto, e alle persone a casa, e a Clara Mucci. Ciao, buonasera. Siamo qui per Clara Mucci, per il suo libro Redemption Song, frammenti di una biografia poetico-spirituale, pubblicato da Arpa Edizioni, e siamo infatti in collegamento anche con il collega e editore Luca Bonini, che saluto. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao. Allora, abbiamo pensato di organizzare così questa oretta che trascorreremo insieme. Dirò alcune impressioni di lettura, anche perché appunto ho avuto la fortuna di leggere, di ricevere questo testo ancora prima della sua versione editoriale, e ha suscitato immediatamente in me una risposta entusiastica, che è poi il motivo per cui sono qui. E alla fine delle cose che ho pensato di dire, vorrei rivolgere alcune domande a Clara. In realtà l'idea è anche di fare una presentazione dialogo, che è molto nello spirito del nostro modo di essere. E a un certo punto penso che mentre Clara così, insomma, risponderà alla mia prima domanda e inizierà a raccontare qualcosa di questo libro, stavo dicendo a raccontare qualcosa di sé, ma le due cose sono piuttosto sorelle, saremo felici, insomma, di avere anche la voce di Luca Bonini, sia come editore sia come collega, e ovviamente sarà di parte, perché penso che anche lui abbia amato questo libro, se no non lo avrebbe pubblicato, ma insomma cerchiamo di costruire un dialogo a tre. Allora, per le poche persone che non sanno chi è Clara Mucci, la tentazione sarebbe, anziché di presentare una biografia ufficiale come quella che c'è nelle quarte di copertina o quelle che sono scritte nei curricula che si usano per lavoro, direi, beh, se volete sapere chi è Clara Mucci, leggetevi questo libro. Ma insomma, procediamo in modi anche più istituzionali. Clara Mucci ha un dottorato di ricerca preso a Genova, poi all'Emory University di Atlanta, peraltro un posto che condividiamo, perché all'Emory University io ho lavorato con Drew Weston sulla SWAP, e oggi è professoressa ordinaria di psicologia dinamica all'Università di Bergamo, ma è stata anche professoressa ordinaria di letteratura inglese e teatro shakespeariano a Chieti Pescara. È una psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico, appartiene in Italia all'SIPP, tra l'altro c'è qui Marta Vigorelli che saluto, e naturalmente ha affiliazioni americane, anche perché insomma è la sua seconda o forse prima patria, e in particolare condividiamo un'affiliazione che è all'International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, la IARP sostanzialmente, insomma l'associazione che si è organizzata attorno alla svolta relazionale di Stephen Mitchell. Ha scritto moltissimi libri nella prima parte della sua vita, molto dedicati a Shakespeare e anche al tema del femminile in Shakespeare, e poi diciamo ha lavorato sulla scrittura femminile, ha scritto un libro molto interessante che si chiama Memoria di donna, psicoanalisi e narrazione dalle isteriche di Freud a Karen Blixen, pubblicato da Carocci nel 2004, ma la Clara Mucci soprattutto che ho conosciuto io appartiene a una letteratura e anche a una editoria psicoanalitica, in particolar modo legata agli studi sul trauma, sui disturbi di personalità. I suoi due libri, pubblicati entrambi da Cortina nella collana di psicologia clinica diretta da Franco Del Corno, sono il primo Trauma e perdono del 2014 e il secondo Corpi borderline, regolazione affettiva e clinica dei disturbi di personalità, ma nel 2020. Non so se hai in cantiere qualche cosa, penso sicuramente di sì, conoscendo la tua febbrile attività
mi riposa. Riposa, okay. che è già un grande traguardo, un grande evento. C'è un punto molto bello di questo libro in cui Clara racconta che era divisa tra un convegno a Chieti, mi sembra, una call con Alan Shore, un'intervista da fare a Kernberg, il gatto da portare dal veterinario, insomma alla fine dice a tutti e a tutte, io sono fatta così, insomma prendetemi per quello che sono. Allora, questo libro, qual è l'elemento, parlo ovviamente a livello estremamente personale, che mi ha affascinato? Devo dire la scrittura, cioè è il libro di una persona che ha una continuità, una dimestichezza, una fisicità nella scrittura che non è scontata nel mondo che siamo soliti frequentare come clinici, come psicoanalisti, come ricercatori. Cioè la cosa importante di questo libro è che ha un dono. È un libro scritto meravigliosamente, nella sua parte poetica e nella sua parte di prosa. E questa è l'altra caratteristica, cioè è un libro ibrido, nel senso buono del termine, possiamo dire come una sirena. Anche la sirena è un pesce e una donna. Ecco, questo è un libro dove tanti tipi di scrittura si incontrano. Quindi già questo dice molto dell'autrice, cioè che non è particolarmente affezionata agli steccati formali, pensa che si possa fare un libro di poesia, di prosa, in qualche modo anche un libro che è un memoir, un'autobiografia, però è anche un libro che attraversa la formazione, quindi è anche un libro curricolare, cioè quando dicevo, se volete conoscere Clara Mucci, leggete questo libro, non scherzavo, nel senso che anche uno capisce come si compie un percorso. E quindi è anche, da un certo punto di vista, potremmo dire, un romanzo di formazione questo. Anche se del romanzo ci sono alcune pagine che secondo me potrebbero stare in un romanzo, ma appunto naturalmente poi è una struttura molto più sincopata, una struttura molto più drammatica anche, che chiede tanti cambi, tante sintonizzazioni diverse. È un libro in cui c'è sicuramente un percorso, forse il percorso è identificabile già nel titolo, Redemption Song, ovviamente più o meno tutti sapete che è una canzone di Bob Marley, è anche il tema della redenzione. Quindi è un tema di percorso che implica una trasformazione e fondamentalmente implica un sentimento molto importante che è la gratitudine. Allora, Redemption nella sua accezione è abbastanza simile all'idea di gratitudine che è quella di Oliver Sacks nel suo ultimo libro, Prima di morire, un libro piccolissimo che si chiama Gratitudine, in cui Oliver Sacks scrive in una condizione estrema di cecità, di semicecità, di un tumore che sta per morire e dice alla fin fine io sono grato alla mia vita, alle cose che ho incontrato, e c'è un'idea proprio di gratitudine per il senso di un percorso esistenziale, per gli incontri. Il libro di Clara Mucci inserisce la gratitudine anche in un percorso di acquisizione di una dimensione spirituale, religiosa, non so come chiamarla, ce lo spiegherai meglio tu, dove una serie di fatti che sono il non aver praticato, diciamo così, le dimore dello spirito per moltissimi anni, ma anche una profonda sensibilità e anche un tema, secondo me, secondo lei, e anche un po' secondo me, di identificazione con una tragedia di portata storica come è stata la Shoah,
e di identificazioni più specifiche con delle esperienze traumatiche. Per esempio Cesare Pavese è un personaggio che viene evocato in questo senso. Ecco, lei dà una confidenza con la dimensione traumatica che per esempio viene narrata dal punto di vista più strettamente autobiografico nell'ammalarsi e nel morire del padre, che addirittura ci sono delle pagine in cui lei due o tre volte ricorda che stava tornando dall'America perché suo padre aveva avuto un ictus, quindi diciamo un tema di separazione e un tema di prossimità con la perdita sempre molto e anche quindi insomma di senso di precarietà dell'esistenza che cogliamo molto e lo cogliamo anche nella dimensione amorosa. Dopo magari leggerò, anche se non sono un grande lettore di poesie, alcune poesie e vedete che i temi della perdita, della separazione, dell'assenza sono importanti. Però, e questo credo che sia l'elemento che le consente di arrivare poi a una trasformazione e a una dimensione più individuativa, vengono come affrontati in un modo che non definirei traumatofilo, ma definirei diciamo così di elaborazione, di consapevolezza e di accettazione, che le consente probabilmente anche, poi c'è un riferimento importante al suo incontro con la spiritualità buddista, con la meditazione, ma è un lavoro secondo me appunto di mettere insieme tutti gli ingredienti che la vita offre, naturalmente con un discernimento che è dato anche dalla cultura e che è anche dato dall'intelligenza, ecco, mette insieme le tante possibilità che la vita le offre, fossero anche degli incontri diciamo che si esauriscono in fretta, fossero anche dei ricordi che rimangono ma non come delle trafitture ma come dei luoghi su cui tornare, anche se naturalmente la dimensione del dolore è molto profonda. E quindi diciamo questa biografia è anche una biografia che tende a un, junghianamente si direbbe, individuazione. La prima analisi che tu hai fatto è junghiana, poi hai scritto obbrobrio. È durata poco, ma sono andata in America. Ma obbrobrio perché era obbrobriosa. Beh, cioè, era il soggetto. Non era... Il soggetto. Sì. No, non era rivolto a Jung, agli junghiani. No, perché sennò perdi subito po' di pubblico. Due amici. Ecco. Un'altra cosa secondo me bella del libro è che, senza voler avere una pretesa, diciamo così, di fornire un percorso cronologico, però ha, diciamo così, dei momenti, no? Inizia anche perché è una raccolta di cose scritte da moltissimi anni. Quindi una sezione con gli anni Ottanta, poi c'è una cesura, c'è questo grande, che sono anche gli anni americani, poi c'è questa cesura e questo ritorno in patria nel 93, c'è un altro salto a luglio 14, poi al dicembre 18, poi c'è l'India, poi c'è Israele, poi siamo al 19, e quindi diciamo è una storia di rotture, riparazioni, traslochi, movimento continuo, trasformazione continua del dolore, come se il dolore fosse un motore, non una palude, e poi, diciamo così, un compimento, che naturalmente, trattandosi di Clara, non è un compimento che ci lascia tranquilli, perché sicuramente verrà, diciamo, trasformato e macinato e riformulato, reinventato in altre stanze e in altri modi. E questo è anche, diciamo così, la vitalità
Quindi la curiosità di questo racconto è che ci offre la possibilità di trovare molta vita dentro anche molto dolore e molta diciamo sofferenza, come se ci fosse qualcosa che assomiglia a quell'idea che poi piace molto a tutte e due di una sicurezza guadagnata, no? Di partiamo da una situazione, magari parlando per esempio dell'attaccamento, danneggiata, insicura, ma poi facciamo un lavoro, è un lavoro con qualcuno, però è anche un lavoro con la vita, perché l'incontro analitico è importante naturalmente, ma entrambi il paziente e l'analista sono contenuti dentro una specie di spinta verso qualche cosa, e quello è anche quello che consente appunto di guadagnare una sicurezza, una possibilità, anche dei momenti di felicità, come a volte tu scrivi. Allora, prima di passare alla domanda più banale, però insomma credo che sia anche quella che ci consente di iniziare e di sentire la sua storia, la sua voce, cioè di darci qualche chiave d'ingresso sia dal punto di vista della tua creatività, quindi insomma di come funziona la tua scrittura della poesia. Per esempio nel libro Clara dice una cosa molto bella, che quando hai coi piedi per terra è sempre molto affaccendata e non ha come è impegnata nel suo stare con le cose, mentre quando viaggia è l'unico momento in cui c'è un momento forse di sospensione da quanto gli impegni ci catturano, perché poi insomma io l'ho descritta anche così, un po' come una creatura per certi aspetti appunto romanzesca, favolistica, diciamo passionale, ma è anche poi invece una persona con una competenza pragmatica e con una performatività diciamo assolutamente importante. Però cioè, i libri che ha scritto non sono dei libri che si scrivono nel giro di qualche mese, no? Sono dei libri che si covano per tanto tempo, che hanno una mole di studi enormi, poi lei ha anche una mole di relazioni professionali, accademiche importanti, per cui insomma ecco, è come se ogni tanto si alzasse in volo, lì entra in un momento che non è finalizzato. Mi sembra di ricordare che dici una cosa che mi è piaciuta molto: tu hai sempre bisogno di fare qualcosa, quando si è in viaggio stiamo facendo qualcosa, stiamo viaggiando, però c'è anche la possibilità di concederci a questa specie di contenitore mobile che ci fa dimenticare che stiamo facendo qualcosa. Allora la fantasia che io ho fatto è che per esempio scrivi molto in volo, oppure scrivi prima di andare a dormire, oppure scrivi in un momento di risveglio, o ecco, hai un quaderno o hai dei foglietti come Emily Dickinson e delle buste e degli appunti sparsi. Il caffè della mattina. Non esistono compagni alla solitudine. Chi lo dice non sa che cos'è. La solitudine è il compagno di se stesso. È compatta, decente, costante, immortale. È lei, è l'unica. Mi dorme accanto, mi sveglia al mattino, quasi quasi mi prepara il caffè o lo preparo io a lei. Ecco, un'altra caratteristica che ho trascurato è lo humor. Nel senso che ci sono delle poesie che ti coinvolgono inizialmente anche per una loro tensione drammatica, ma poi ti spiazzano e anche forse ti sollevano dalla condivisione di un peso esistenziale con una battuta, con una che è un po' come dire: non ti chiedo più di tanto di dirmi la tua su questo, è un pezzo della mia vita che ti racconto, ma con una battuta finale insomma ti libero anche dal dovertene in qualche modo fare carico. Poi ci sono ecco
avevo citato, poi ne leggerò delle altre dopo, però avevo citato la parola felicità e vorrei leggere questa poesia, che dà l'idea anche della sorpresa, forse. Magia dell'assenza. Non ho nessuno e neanche desidero. Ho un corpo, ho un cuore, ho una testa, ho la capacità di scrivere. Sono felice. Questa poesia rende ragione anche, credo, di un dissidio tra l'autonomia e la dipendenza, tra una posizione evidentemente presente, che è un rivolgersi all'altro, una ricerca continua nel lavoro, nelle relazioni dell'altro con la sua presenza, ma poi anche invece una posizione di autosufficienza e autodeterminazione. Quindi verrebbe da pensare, insomma, che è una dipendenza che serve a far scattare delle opportunità, delle altre cose che ciascuno poi può prendere per sé. Non è una dipendenza vischiosa, invischiante. Ecco, l'ultima che leggo è una poesia che ci restituisce anche un tema della figura femminile, delle figure femminili, del mito e della letteratura, di cui anche lei si è occupata, e della specificità di una voce. Antigone, Medea, Ippolita, Lavinia, Ofelia. Voglio scrivere di tutte le donne. Hanno parlato attraverso voci di maschi, scritte da mani e da cuori maschili. Voglio farle parlare col cuore di donna, col mio cuore. Allora, a te raccogli qualche Grazie. Fiore o spina, non lo so, qualche fiore o qualche spina. Grazie, di questo. Vittorio. Intanto non so se cominciare da vera gratitudine e ringraziamenti che voglio fare, poi magari, però veramente grazie. Come diceva una mia paziente, mi sento così ben interpretata da te. Mi sento veramente letta con il cuore, con la mente, con la stratificazione dei significati, e questo è molto bello. Ed è anche abbastanza unico, insomma, raro, insomma, appunto, poi essere letto da te, che sei appunto non solo la mente, il ricercatore, il terapeuta, l'analista, lo junghiano, lo scrittore, insomma c'è tutto anche lì, quindi insomma è un bel impegno, ecco, essere in dialogo con te, e ti ringrazio molto, hai letto delle cose, anche la lettura di certe poesie mi ha molto colpito che tu abbia scelto queste. E intanto comunque, prima che io cominci a rispondere alle cose che tu mi hai chiesto, ringrazio moltissimo voi per essere qui, ed è un dono che mi fate. Ringrazio chi è a casa, ringrazio molto Luca Bonini, il nostro editore, che purtroppo non ha potuto esserci, ma che è stato un po' il motore immobile, ma mobile, del motivo per cui ho pubblicato. Ho avuto l'occasione, la fortuna, la sventura, non lo so, di fargli leggere delle poesie. È un mio carissimo amico, Luca Bonini, poi dirà qualcosa anche del suo lavoro, dell'associazione, appunto, che lui dirige, delle varie comunità, eccetera, della mancano i termini, anche area si chiama l'associazione di cui questa collana fa parte, e non sono solo libri di psicoanalisi, poi ce lo dirà meglio lui, ma sono anche, questo è il primo volume di un libro di psicoanalisi e poesia. Anche Luca Bonini è uno psicoterapeuta, è anche uno studioso e anche uno scrittore, anche lui, come mi viene da dire, mentre venivo qui pensavo a Poe, se non sbaglio è lui che diceva in qualche tipo nella lettera rubata che è stato guilty of some doggerel, che tutti siamo colpevoli di questo vizietto della scrittura che facciamo al lato di quello che facciamo con la parte appunto più seria, scusate, dell'emisfero sinistro e quant'altro. E comunque, quindi io ringrazio molto Vittorio, ringrazio Luca, ci sono un'infinità di ringraziamenti che devo e voglio fare, e sono contenta che tu, Vittorio, sia partito proprio da questo accenno alla gratitudine, perché chiaramente l'ispirazione è un po' il messaggio forse che io volevo lasciare e dare.
perché appunto in questo ringrazio le studentesse presenti, tutti voi, perché in qualche senso, insomma, voglio, se posso dire una cosa un po' generica, quello che mi anima sempre è una finalità che non sia solo fine a se stessa, che non inizi e finisca con me, che non inizi e finisca con il libro, che non inizi e finisca con ciò che io faccio, ma che ci sia qualche cosa, diciamo, nel mio piccolo, un senso che io voglio, qualche cosa che serva a qualcuno, che sia proprio che sia, parlare di utilità è assurdo in un certo senso, ma è proprio la, cioè, che cosa si fa con queste cose. E in un certo senso la parola è una delle cose, così uno può dire, insomma, la scrittura è una cosa molto, però appunto c'è tutto, per me c'è dietro tutta una serie di cose. Quando tu parlavi di scrittura mi veniva in mente un dialogo con Luca del fatto che lo scrittore, cioè non so se l'ha detto Pavese, non so se lo dice qualcheduno, ma il fatto che praticamente la vita si incarica di sfuggire allo scrittore, che è un po' anche quello che dicevi tu, se uno è molto preso a vivere, di solito non scrive, cioè già scrivere implica un distanziamento, una qualche forma di, insomma, io sono presente, ma è un po' come il viaggio, insomma, riesco ad avere questo occhio in cui guardo, ma sono al di là. E sono, ci sono ma non ci sono, e quindi mi vengono in mente non solo questo distanziamento necessario a scrivere, a riflettere, ma anche, beh, io sono stata una lacaniana nella mia vita precedente, di vite precedenti, non solo letterarie, ce ne sono molte. Nel mio passato lacaniano c'è tutto questo pensiero della parola che è morte della cosa, allo stesso tempo il simbolo è la cosa più concreta e più viva e più forte che noi possiamo comunicare, e noi siamo creature di significato, poi alla fine siamo soprattutto questo, quindi il simbolo, la metafora e anche il processo primario e tutte queste cose, emisfero destro eccetera, sono la parte più comunicativa poi per me. E, però appunto il senso di questa gratitudine, il motivo per cui ho scelto Redemption Song è proprio un po' come hai detto tu sicuramente, è la canzone di Bob Marley, è la canzone degli anni, insomma io ero negli Stati Uniti ad Atlanta tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, e ero in questo quartiere. Atlanta è una città ormai di 5 milioni di abitanti, se non di più, con l'82% di popolazione nera, e la nostra università aveva il 2% di neri, eravamo tutti bianchi, però insomma io abitavo in questo quartiere che era un quartiere un po', insomma, radicale, e questa era un po' il leitmotiv di quella, insomma, la musica di quegli anni per me era questo. Dentro che cosa c'è? Certo non sono vicina a Bob Marley come per altri motivi, però c'è proprio il senso di una liberazione, di qualche cosa che dà una pesantezza, dà un'oscurità, anche da una sofferenza, come dicevi giustamente tu, si libera, si solleva proprio, si eleva nel senso di distanza da terra. E quello è un po' forse il discorso della spiritualità. Certo, in un certo senso dico, ho avuto la fortuna di avvicinarmi alla meditazione già dagli anni 90, quindi gli anni americani. Poi ho avuto tante fortune, perché insomma gli incontri, le persone, le relazioni, le storie, come dici tu, di amore o non amore, ma comunque le relazioni con gli altri sono appunto... noi che siamo relazionali. Anche l'amicizia. L'amicizia, cioè le relazioni sono tante cose. E quindi questo, io volevo essenzialmente, come hai detto tu Vittorio, non avrei mai pensato, e torno a Luca Bonini, è la colpevolezza di questa cosa, non avrei mai pensato di pubblicare queste poesie, se non fosse che a un certo punto, parlando con Luca, mi ha detto, ma dai, ma cioè, facendogli vedere delle poesie, mi ha detto, ma dai, ma cioè, perché non le pubblichi? Io ho detto, no, neanche per sogno, questo era l'anno scorso, no, dovrei metterci 3 anni a riscriverle, a rimetterle in sesto, poi dovrei, cioè, ci vuole un secolo, non ho il tempo. E lui dice, e io credo sia vero,
perché devo studiare, non ho il tempo perché devo studiare, mica c'è la poesia, non si fa così, è una cosa seria. E Luca dice, mi ha detto, io quasi me ne sono dimenticata, che 2 settimane dopo gli ho detto, senti, prenditi il file, facci quello che vuoi. E quindi in qualche modo io non ho rivisto le poesie, non ho, e questa è un po' anche una risposta in che modo io scrivo. Non ho mai pensato di doverne fare una cosa strutturata, non ci penso minimamente. Qui ho raccolto delle cose che mi sono sentita con gratitudine di dare, nel senso di un itinerario che vada, cioè anche proprio, non dico di insegnamento, ma di esperienza che uno condivide con gli altri, nel senso di a 20 anni ci sono delle poesie di una pesantezza, di una depressione pazzesca, poi si comincia a intravedere con le esperienze, con le relazioni, con quello che uno fa della sua vita, si comincia a vedere un senso. E quindi mi ritrovavo queste poesie del periodo in cui avevo, appunto, ero tardo adolescente, terribili, ve ne leggo qualcheduna, poi tutto il percorso degli Stati Uniti in cui, guarda caso, io non ho scritto neanche mezza poesia, perché facevo delle cose, e poi sono appunto tornata per questi eventi che dicevi tu, per mio padre, sono tornata in Italia, per insomma, tante altre cose, e di nuovo tanti anni sono andati avanti in questo modo, e non ho scritto, mi sono ritrovata nel 2014 a riscrivere spontaneamente delle cose che ho tenuto, molte altre cose credo di averle non tenute, queste le ho tenute, e quindi sono dei pezzi della mia vita, di momenti diversi in cui spero ci sia il senso di come delle cose possono essere anche affrontate, risolte, viste, elaborate. Chiaramente i percorsi di analisi, di terapia sono fondamentali, e infatti la dedica, mi dispiace per altri terapeuti che ho incontrato nella mia vita, ma la dedica per il mio primo analista, che è la McCoy, James McCoy, americano, che mi ha detto, di colore, di Atlanta, con cui ho fatto questi primi 3 anni e mezzo, che mi ha detto che lui, vabbè, lui sta imparando l'ebraico, un 86enne di Atlanta, uomo di colore, vuole imparare l'ebraico, ma ha detto devo imparare l'italiano per leggere le poesie. Ha detto posso nel frattempo insomma, leggermi anche col traduttore, mi possa aiutare, però poi se me le traduci, insomma questo è il tipo, 84 anni. E, chiaramente quando l'ho incontrato era un 50enne anche lui, con una particolare traiettoria di vita, perché è un chirurgo del torace che a 50 anni, l'ho incontrato quando a Emory lui faceva il training come psicanalista, io ero lì come studentessa, e lui quindi aveva un costo molto accessibile perché rifaceva il training da psichiatra, e quindi io ho goduto di 3 anni e mezzo di tariffe molto basse con questo psichiatra che è stato il mio analista. E, che cosa in realtà, non so, perché mi sembra che ci sono tanti prologhi e devo arrivare al dunque, non so che cosa anche voglio dirvi in poco tempo. Sicuramente la perdita e la mancanza sono fondamentali. E sicuramente c'è una prospettiva oltre la perdita e la mancanza, però appunto per me questo è molto lacaniano, la parola e la morte della cosa, la perdita e la mancanza sono veramente l'altro lato, cioè la vita e la morte, e qui tutta la traiettoria della Shoah, la vita e la morte sono veramente due aspetti molto connessi, e per me la sopravvivenza, e qui è la definizione di Lifton, la famosa definizione di Lifton, il sopravvissuto è qualcheduno che ha incontrato la morte e è rimasto vivo contemporaneamente alle dimensioni in sé. Ora, al di là di traumi, non traumi, penso che ci sono dei livelli in cui appunto la nostra vita confronta sempre degli aspetti di morte, anche proprio nel senso di separazione, mancanza, crescita, cioè lasciare andare, anche solo questo è un aspetto di separazione che va verso l'individuazione. E quindi a un certo punto quindi è venuto fuori questo titolo, è venuto fuori frammenti di una biografia poetico-spirituale, che l'ultima cosa che io scrivo dei libri è il titolo, e tutti chiedono, tutti gli editori chiedono, ma che titolo mette? Io devo prima scrivere il libro per sapere che titolo mette, però questo alla fine a un certo punto è venuto. In frammenti di una biografia poetico-spirituale c'è frammenti di un percorso amoroso,
principalmente di un discorso amoroso, mi sembrava che non è un percorso, che è uno dei libri più belli della nostra vita. E c'è These Fragments I've Shored Against My Ruins, T.S. Eliot, non che io abbia pensato a lui, frammenti di Roland Barthes sicuramente, frammenti di un discorso amoroso. Però ci sono anche questi frammenti. Poi pensavo, c'è anche questo puntellare le rovine, che è la nostra esistenza, la precarietà che dicevi tu. Ho pensato anche il grande Freud, con cui non ho niente a che fare, se non appunto una passione, Dora, che è una delle, insomma, delle isteriche, e il libro ha qualcosa a che fare anche con le isteriche, dice appunto, il sottotitolo è Frammenti di un'analisi di un'isteria. Quindi questo discorso del frammento è la cosa più solida di questo libro, che c'è dietro una preistoria. Allora, non so, vi leggerei qualche poesia, perché possiamo, e qualcheduna l'hai già letta tu, quindi noi siamo... Adesso io cerco quella, no, tu sì, leggi, che intanto cosa... voglio cercare quella alla Mitchell. Sì, va bene. Una cosa che non ho detto, forse però appunto l'ha già detta Vittorio, avevo queste poesie, erano appunto di periodi diversi, allora con Luca io ho detto, ma io allora scrivo, non so se l'ho deciso io, se l'abbiamo pensato insieme, poi parli anche tu Luca per favore, ho detto, ma magari io scrivo dei pezzetti, ho detto anche a me stessa, di prosa, in cui dico cosa facevo in quel periodo, cosa è successo nel frattempo, e non avevo neanche l'intenzione di fare un grande racconto. Però alla fine erano, e questo è un mio profondo desiderio, quando io leggo le poesie degli altri, di tutti, grandi e piccoli, e per me il desiderio è, ma quando scriveva quella poesia, ma chi c'era intorno, a chi parla, cosa provava, ma che, cioè, per me, e allora ho detto, perché non dire nel frattempo, un po' bridge the gap, che cosa c'è tra una cosa e l'altra, o che mi passa per la testa, che è un modo di dire al lettore, all'amico, a chi lo legge, di dire, io sto dicendo questo, che poi di nuovo è un altro frammento di sé che uno dà, che da una parte implica un po' uno svelarsi, un denudarsi, eccetera, dall'altra parte è anche un po' una funzione della scrittura che uno dà all'altro. Volevi leggere tu? Leggo tu. Allora io vi dico, se leggo l'inizio stramazziamo, quindi vi dico, ve ne leggo magari una o due di questo periodo iniziale, e leggo una che è scelta da Luca, perché ho chiesto appunto a vari amici, datemi un'indicazione, speravo che mi dessero 4-5 poesie, sono tutti d'accordo, leggo quello, ho finito, ognuno mi ha dato poesie diverse, quindi io sono punta a capo che devo scegliere cosa leggere. Questa è di Luca. Non c'è più la finestra con le tendine, primo periodo, quindi buio pesto. Non c'è più la finestra con le tendine aperte, lo spiraglio che lasciavi aperto alla vita nella mia parete di muro. Tu non parli e io capisco solo ora che le mie parole erano le tue. Questo non lo vorrei leggere, ma è stato chiesto da un mio amico a cui la dedico. La casa, è terribile anche questa, chiedo scusa per i contorni, la casa è il mio albergo, ci vengo a mangiare, nel piatto due parole mai spese, la finestra mi guarda con occhi di vetro, squallida, squallida è la mia anima. La sera è stata silenziosa, questa è un pochino più leggera, e mi piace un po' di più. Ho camminato lungo il fiume sperando il tuo ritorno. Pavese c'è molto qua dentro, e questo è un po' non le sue poesie, perché avevano un ritmo diverso, ma il pensiero di Pavese. Chissà dove vanno gli amanti suicidi a specchiare la loro implacabile nudità. Chissà se affidano a quell'acqua compagna le parole mai dette. Mio Dio, tu sai se vengono a te o se l'acqua li perde per consegnarli al mare. Direi che andiamo verso appunto periodi un pochino, cioè dopo il 93. Il 93 appunto, questo ritorno in Italia, soprattutto è più, è un po', come posso dire, c'è anche proprio, ci sono varie questioni personali, ma anche il si può dire... disamoramento, il rivisitare l'amore, l'attaccamento, la vicinanza, quindi ci sono molte cose che sono proprio un po' pungenti, oppure un po' così, sono un po' ciniche quasi. Per esempio, spiacente non ci sono per nessuno,
Mi cercano sguardi che non voglio incontrare. Not for sale, I'm sorry. I'm not interested. Come ve lo devo dire? Poi, mio caro, anche questa è sull'ironia, mio caro, posso già dirti che ti amo molto e che ti amerò per sempre. Come? Non ci conosciamo, non erano i tempi delle cose online, erano anni 90. Quindi. Come? Non ci conosciamo? Non ci siamo mai visti? Beh, da qualcosa si deve pure iniziare. Vuoi leggere, Giulia? Vi leggo questa che è perfetta dopo quella che sì. Ha detto lei. È una poesia dedicata a Juliet Mitchell, che insomma, come molti sanno, è una psicoanalista e una femminista americana. Si potrebbe dire che io sia un'isterica, come Dora, come Elizabeth, come Berta. È vero, non ho un centro e mi è difficile sia andare a letto con qualcuno che non andarci. Il buon, nome dell'analista, non ha mai usato parole così definite. Avrebbe solo voluto che io fossi più casta. Peccato fosse della Chiesa Battista. Avrebbe forse potuto essere un buon analista. Perché l'uso della rima anche per risolvere una questione enorme, no? A diagnostica, e poi invece appunto c'è questo alleggerimento e anche divertimento. Dobbiamo girare per Luca. Dobbiamo riportare. Io non ho toccato niente. È da là forse che... Boh. Regia. No, chiedo scusa, pensavo regia. Che fosse sempre insieme. No, no, va bene. Si è... Il... Non so come vuole. Lei è rimasta esclusa dal campo visivo. Che potrebbe anche andare. Come Gadda, no? Per favore mi lasci nell'ombra. La visibilità dell'assenza. Il coraggio. Allora, queste sono invece poesie più recenti della nuova fase. Capriole di parole sulla testa, ruzzolano, frullano, corrono, si rincorrono, rimbalzano, come gatti che giocano attorno alla palla e al filo. Tu sei il mio filo e io ruzzolo e inciampo attorno a te. Ho ricordi, ho tanti ricordi, non ci entrano tutti, per cui ogni tanto qualcuno decade. Il sottile bisturi della memoria mi viene incontro. Taglia, assottiglia, erode, incide, va tutto bene. Ricordo tante cose. Dicono che il presente sia formato dal passato, il presente ricordato. Ricordo that I once had a love, come dice il buon Antonio del Mercante di Venezia, sia pure dell'oggetto sbagliato. Ricordo più che altro versi e frammenti, i toni delle cose, il ritmo, le armonie segrete, fino alla prossima cancellazione. In un certo senso c'è un dialogo tra una poesia e l'altra, che io le scrivo tutte insieme, tutte di getto, e tutte in mezz'ora. Come le leggi? Io... Anche così le leggi, devi andare più piano. Sono così, si rincorrono. Che la successiva si chiama annullamento. Il termine annullamento è di Erasure, che è quello di Dory Laub. Per chi conosce Dory Laub sa che sono un'appassionata di Dory Laub, è uno degli psicanalisti teorici, terapeuti, ma anche un sopravvissuto della Shoah che io ho amato e amo e continuo ad amare anche adesso non c'è più. Quindi annullamento, Erasure lo chiama Dory, la cancellazione è in corso, il tratto di penna cancellato dal colpo di spugna. Come sarebbe bello? Ma sarebbe bello? No, io voglio mantenere e conservare tutti i segni di penna e tutti i soffi di esistenza. E a questo punto io vi leggo una paginetta e mezza di una prosa per dire, dimmi, Luca. Dopo dobbiamo dare la sì, luce. Magari, adesso, prima che io passi a Dory Laub, Luca, se tu non intervieni, devi intervenire. Ma noi io... Leggi, diamo spazio alle poesie, poi dico due cose. Dopo? Vuoi parlare alla fine? Sì. Bene, dopo bloccatemi, perché io... Sono andata a trovare Dory Laub nel 2009, dopo aver scritto Il dolore estremo e dopo aver letto i suoi straordinari scritti sulla Shoah, che lui ha vissuto di persona e che aveva, tra virgolette, dimenticato.
ricordava il campo di lavoro dove era internato con la madre e la nonna come, virgolette, prati verdi e cielo azzurro, finché un analista lo ha confrontato con un'altra verità e lui è stato costretto a ricordare. È quello che lui chiama sapere non sapere traumatico. È quello che molti traumatizzati sanno. Il corpo sa, ma la testa non ricorda. E solo la presenza di un altro, benevolo e soccorrevole, come direbbe Ferenczi, ci rimette in contatto con il circuito emotivo delle nostre memorie. È il cammino analitico dei traumatizzati, si può fare solo in due. Intendo la terapia. Dunque, avevo deciso di andare a trovare questo psichiatra e psicanalista nel suo ufficio a New Haven, Connecticut, per dirgli solo questo, quanto quello che aveva scritto risuonasse così profondamente in me e volevo ringraziarlo. Gli portai una piantina di money tree, Pachira acquatica, mi dicono, perché so che era un simbolo di buona fortuna e dei parrozzini portati dall'Italia. Non so bene cosa ci siamo detti, ma mi invitò a visitare l'archivio del Fortune of Archive per le videotestimonianze a Yale e ci mettemmo d'accordo per l'estate successiva. Mi ospitò per 4 giorni nel loro basement. Dico loro perché viveva con la moglie Johanna Bodenstadt, che sebbene seppi dopo parlava italiano, e il loro cane Buster. La mattina mi portava all'archivio, mentre lui andava al lavoro nel suo ufficio. Mi riprendeva alla fine della giornata e mi chiedeva che cosa mi avesse colpito. A quel tempo non sapevo molto dell'attaccamento, ma dicevo che mi colpiva il legame che queste persone ricordavano, che le aveva tenuti in vita, legami con persone presenti nel campo, genitori, familiari che le avevano tenuti in vita. E la mattina dopo, in macchina, mi chiedeva se avessi fatto dei sogni. Purtroppo non ho mai sognato in quei giorni e mi sentivo molto in colpa per questo. Ma ebbi il coraggio, una mattina in macchina, di chiedergli di che colore fossero gli stupendi occhi della madre, che si chiamava Clara. E lui, un po' disorientato, guidando, disse che non se lo ricordava. I can't remember. Non avevo nessuna idea allora di che cosa avrei fatto di questa esperienza delle videotestimonianze. Spero di poter leggere quello che vi sto per dire, abbiate pazienza. La sentivo come una necessità, un obbligo per noi viventi, un dovere verso la sacralità della vita e una forma di condivisione e riconoscimento di quella sacralità. Un paio di anni dopo, quell'esperienza è confluita in trauma e perdono, Cortina 2014. Mi sembrerà presuntuoso, ma ritengo di essere stata guidata a scrivere quel libro da una forza superiore alla mia. E ancora oggi mi stupisco di che cosa ho messo insieme in quel libro, che, ripeto, quasi non è stato del tutto mio, ma scritto, come sentivo soprattutto nel quarto e ultimo capitolo, quello sul perdono e la connectedness, in compagnia dei santi. Perdonatemi, per me era così. Sono stata per mesi, non ero né religiosa né credente, non ero niente. Sono stata, non che adesso lo sia, insomma, diciamo, non avevo nessuna sensazione in quel senso più religioso, se non questo legame con la meditazione, eccetera. Sono stata per mesi in compagnia di pensieri e sensazioni che venivano da un mondo con cui ero entrata in contatto grazie alla scrittura del libro. Partecipavo di qualcosa. Il nome stesso, connectedness, non aveva senso per me. Cioè, l'ho inventato, ma non so da dove mi sia arrivato. Io lo scrivevo in inglese prima che in italiano, per tutta una serie di riflessioni. Non aveva senso per me e non so da dove sia venuto. Mentre il dolore estremo, Borla 2009, mia tesi di laurea in psicologia, è stato scritto in 3 mesi in compagnia del mio gatto Sweetie, che per chi lo ha conosciuto, nel senso che io ero al computer, il gatto era accanto al computer, che per chi lo ha conosciuto sa che apparteneva a un ordine superiore. Non rideteci sopra, please. La scrittura di Trama e Perdono ha segnato un prima e un dopo. È una inaspettata compagnia o un place of belonging, un luogo di appartenenza interiore ed esteriore che ancora perseguo. Leggo una poesia per Sweetie, che è il gatto. Sia lode a Sweetie, sì, l'ho detto, sia lode a Sweetie, il mio dolce companion notturno e diurno. Di giorno si fa i fatti suoi, la notte mi viene a dormire sulla pancia, ciuccia il dito e fa le fusa, poi si accoccola sui piedi o tra le gambe, ciambella felina adorata.
E qui veramente leggo questo pezzetto e poi lascio la parola, voglio dedicarlo a chi mi ascolta e so che ci sono. Nel 2014, ma anche ai presenti che sanno di cosa parlo, nel 2014, a febbraio, è nata Lea Garrioni, la figlia di Valeria Moreschi e Daniele Garrioni, e la prima volta che l'ho veramente incontrata, a 9 mesi, il mio palazzo, a 9 mesi in braccio alla mamma, credo fosse ottobre o novembre, mi buttò le braccia al collo, prima forma di amore corrisposto. Quel gesto non è stato più cancellato dalla mia mente e dal cuore e non ho ancora esattamente le parole per definire la nascita di questo amore, ma so di sicuro che ha portato una grande gioia, una grande speranza nella mia vita. Sintetizzando tanti anni di reciproci, spero, doni, quando si trattò di fare delle foto un po' professionali per il mio libro Borderline Bodies, che la famigliola di fronte a me con amore, semplicità e molti pasti caldi e prelibati manicaretti offertimi aveva visto nascere giorno dopo giorno e mese dopo mese, Valeria e Lea vennero in spedizione con una eccellente macchina fotografica di cui nella mia ingenuità non ricordo il nome e pensavo che Valeria, la madre, mi facesse le foto. Entrambe le fecero, Lea e Valeria. Ma la foto che scegliemmo per la quarta di copertina fu la foto di Lea, quella in cui io ho l'abito blu a pallini bianchi, per cui lei, come giocando ma seria, mi disse «Gira un po' la testa di lato». Era la foto migliore. Quando gli uffici della Norton mi chiesero di far firmare il copyright al fotografo che aveva fatto la foto, dissi con molto garbo che non potevo, perché il fotografo in questione aveva 4 anni e mezzo. Firmò ovviamente la madre. Grazie. La parola all'editore. Sì, ti ho preso responsabilità. Sì, mi prendo tutta la responsabilità. È vero, è nato così come lo raccontava Clara, questo libro. È nato anche, verrebbe da dire, con un'urgenza dentro, nel senso che siamo passati da un tempo di gestazione che sembrava di 3 anni a un tempo di gestazione di 2 settimane. E forse il tema dell'urgenza è uno di quelli che più mi ha colpito, ecco, all'interno delle poesie di Clara. Lo dico, come si è visto anche stasera, come l'avrebbe detto con le differenze del caso, ma come l'avrebbe detto Borges, c'è un'idea di urgenza, c'è un'idea di passione, c'è un'idea di commozione che pervade tutte le poesie di Clara, di testimonianza, di intimità, per usare anche delle parole che usa molto lei e che ha usato molto lei nel suo lavoro. Solo 2 cose per contestualizzarlo all'interno della casa editrice. La casa editrice è una piccola casa editrice che si occupa esclusivamente di psicoanalisi e che è gestita da una cooperativa sociale che molto si occupa di psicoterapia. E questo libro ci ha permesso di inaugurare una collana che abbiamo chiamato Poesie e Psicanalisi. E inaugura questa collana, io credo, per 2 motivi principali che a me sono piaciuti molto di questo lavoro di Clara. Il primo è che, come diceva bene Lingiardi all'inizio, Clara ha 2 mondi, ha 2 formazioni, quello della psicologia dinamica, della psicanalisi, e quello della letteratura inglese, del teatro shakespeariano in particolare. E in queste poesie la conversazione tra questi 2 mondi è una conversazione costante, continua, fino proprio a creare un linguaggio comune che mette insieme letteratura e psicanalisi costantemente. E questo, devo dire, ripeto, a me è piaciuto molto. E poi mi è piaciuta un'altra cosa di queste poesie, che è una cosa che io ritrovo molto spesso in Clara, e che io credo accomuni un po' i poeti e gli psicoanalisti. Mi veniva in mente nei giorni scorsi una poesia di Roberto Mussapi che si chiama Parole di Plinio dal vulcano in fiamme. E questa poesia racconta di Plinio il Vecchio che durante l'esplosione del Vesuvio ad un certo punto si accorge di tutte
le persone in difficoltà, vedendo dal mare questa nuvola di gas e di esplosione sopra il vulcano, per cui decide di dirigere la propria flotta in aiuto, proprio in sostegno, in soccorso alle persone che stanno morendo, in questo gesto di soccorso e questo gesto assolutamente eroico. Ma nella poesia di Mussati, cosa che magari nella realtà non è così chiara, ma nella poesia di Mussati Plinio il Vecchio non solo soccorre e aiuta, ma ad un certo punto, mentre tutti scappano verso il mare, lui invece sale verso il cratere, sale verso la lava, sale verso il pericolo, sale verso il trauma, va verso il centro proprio dell'esplosione. E io credo che questo Clara lo faccia spesso con i suoi pazienti, lo faccia sempre con i suoi pazienti. Questo forse è anche il centro del lavoro psicanalitico e anche del lavoro poetico, cioè quello di non farsi troppo spaventare, diciamo così, dal dolore, ma di poter stare vicino al dolore, di poter anche a volte attraversarlo, andare al centro di questo dolore, e questo in queste poesie io credo si senta molto, ecco. E quindi per questo, prima di tutto per questo, mi viene da dire, vale la pena di leggerla, ecco. Grazie, che meraviglia. Grazie. Vediamo se ci sono delle... Mi aggancio solo un attimo e ti voglio dire sul coraggio, Luca. In effetti mi viene in mente, c'è un pezzo, non mi ricordo di dove, in cui Freud dice appunto ci vuole un gran coraggio, forse in costruzione in analisi, non lo ricordo, ci vuole un gran coraggio per il terapeuta e ci vuole un gran coraggio in genere nella vita di tutti. E quindi, insomma, mi riferisco anche ad altre persone che penso ci ascoltano, che sanno che cosa vuol dire il coraggio di essere qui, lì, ora, e di essere anche sopravvissuti. Quindi grazie. Domande, sia di voi presenti, che non so se si può fare da casa, non ho idea. Si possono fare domande da casa? No. Allora siete voi sotto tiro adesso e noi siamo qua. Io posso leggere il resto del libro, quindi non vi preoccupate. Però. Vai Simone. Buonasera a tutti. Dunque io credo di essere la persona più strana dentro qua, senza nulla togliere a voi, ma non ce la fate. E io conosco Clara perché fa canoa, Clara, tra le tante cose, e io insegno canoa sul Naviglio. E è molto bello quello che facciamo, perché insomma ci troviamo a pagaiare, intanto chiacchieriamo, facciamo la nostra pagaiata meditativa. Alla fine lei paga me, ma io prima o poi dovrei pagare lei. Ma quando adesso in combinazione stava parlando Luca di coraggio, e devo dire che io conosco Clara appunto perché per me è una persona che dalla terraferma scende in acqua. E so che è una persona che ha scritto dei libri, che ha un trascorso appunto all'interno della letteratura inglese, o meglio, insomma, dello studio della letteratura inglese e nella psicanalisi. E quando mi ha detto che voleva fare questo libro qua, insomma, mi manifestò un po' di preoccupazione. E io solamente adesso ho capito esattamente che cosa sia Clara nella sua vita, insomma, in termini di seria professoressa. E quindi credo che aver avuto il coraggio di scrivere un libro di poesie o di metapoesie, perché forse sono anche oltre, e è stata una cosa, secondo me, di un coraggio scintillante che dovrebbe permeare il mondo. Adesso, cioè, siamo purtroppo, devo dire questa cosa qua, dopo finisce subito, però c'è ancora l'eco, c'è appena finito Sanremo, quindi c'è stato tutta il cinema, e però insomma tra i vari coraggi dei vari amori, di chi si deve essere
riuscire ad avere il coraggio di scrivere un libro di poesie credo sia una cosa notevole, soprattutto quando non si è più, non so, ragazzini che si scrive la poesia sulla smemoranda mentre il professore parla, e sia invece sia il professore, credo sia una cosa notevole. Quindi io, cioè, tantissima ammirazione davvero. Non ho una domanda per te, o meglio, la domanda è dove hai trovato il coraggio. Se proprio... Anche la canoa mi serve a trovare il coraggio. Grazie. No, voglio solo dire per la cronaca, perché ne parla il libro, che quando ho consegnato Borderline Bodies, e nel libro c'è questa cosa, quindi la versione americana che io ho fatto per la Norton, che era una cosa per me stratosferica, e l'ho consegnata in tempo il 31 agosto, la nostra Marta Vigorelli lo sa, io ho rischiato l'infarto il 31 agosto 2017, ho consegnato il libro, avevo questo dolore fortissimo, eccetera, mi hanno portato al pronto soccorso rovesciato come un calzino, insomma non era un infarto, era un'altra cosa. Ma io sono uscita da quell'esperienza pensando tre cose, perdonate adesso stiamo un po' facendo, però tre cose io volevo fare. Uno, se finisce qui, mi sono anche un po' liberata, perché l'università mi ha veramente... Se invece non finisce qui, a questo punto voglio fare tre cose. Una era la canoa, prima in classifica. La seconda purtroppo aspetta, che è lo studio dell'ebraico. Io vorrei leggere i testi sacri in ebraico, o quello che è, comunque vorrei l'ebraico. E saluto, anzi, se ci sono i miei amici e parenti, ma they are not understanding, but I'm saying hi to them. To my friends and relatives and in-laws in the US. E la terza cosa era il violoncello, che io spero, ho fatto poco violoncello, spero di riprendere. Quindi la canoa, cioè, cosa sono queste? Sono, secondo me, delle forme vitali, sono delle forme per mantenersi in vita. È tutta una cosa così. Cosa fai tu per mantenerti in vita, oltretutto, a parte scrivere? Ognuno di noi ha delle risorse. Beh, credo che il nostro sintomo sia la scrittura, quindi i sintomi, come ben sappiamo, hanno sempre una loro funzione. Una formazione di compagno. No, volevo riallacciare una cosa che lui diceva, e mi ha riportato alla memoria una cosa che avevo dimenticato. Uno dei motivi per cui forse anche, insomma, ci intendiamo è che abbiamo in comune questo tema della lingua poetica, anche un po' come idea ilmaniana di una base poetica della mente, e quindi insomma è uno sguardo sul mondo che non puoi probabilmente utilizzare 24 ore su 24, però io ho proprio capito, per esempio, che sopportavo dei consigli di dipartimento di 5 ore perché a un certo punto iniziavo a pensare poeticamente anche al consiglio di dipartimento. Emisfero destro. Allora mi è venuto in mente che quando ho pubblicato il mio primo libro di poesie, che poi ne ho pubblicati tre, vabbè, tra l'altro il primo con l'introduzione di Mussapi, quindi vedi che tu se tieni. E quando però, insomma, in epoca, quello era in epoca preaccademica, in epoca accademica, sembra il 2012, ho pubblicato La confusione precisa in amore, ho effettivamente pensato che era quello il mio coming out vero, non quello che avevo fatto 15 anni prima. Perché un professore universitario, anzi in generale secondo me, una persona che sta nel mondo accademico e che anche ha un profilo, diciamo, professionale di tipo scientifico, e che è anche un terapeuta, e che compie questa operazione, insomma, di denudamento, che è la poesia, indipendentemente da quello che racconti, cioè è il verso che è nudo per definizione, ha una forma di coraggio. Il coraggio spesso si può nutrire anche di esibizione, per cui insomma non è necessariamente, cioè c'è un aspetto anche di urgenza di voler dire qualche cosa al mondo, di rivolgersi spogliandosi, no? E quindi, però effettivamente ci vuole coraggio, non per fare un martirio, ma perché è il coraggio di, tra virgolette, contaminare una lingua che è la lingua
istituzionale, che è la lingua accademica, che è la lingua scientifica, con un'altra lingua, che è la lingua poetica, che invece è una lingua che va dove vuole, che piena di regole, per carità, disciplinatissima, però che porta una confusione. Poi il verso poetico a cui io sono più legato di tutti è quello di Robert Frost, che dice: "A poem is an arrest of disorder", per cui diciamo è una confusione quella, è una irruzione quella poetica, che però ha una tale funzione anche curativa che ferma in realtà il disorder, quindi anche il disturbo. Però diciamo creare questi, poi lei è una professionista, io molto meno, ma della confusione, nel senso che passa da un raggruppamento disciplinare a un altro, passa da una sede a un'altra, quindi insomma sì, cioè c'è questo elemento anche di disclosure. Forse questo mi piacerebbe domandarti: tanta disclosure nella vita e nella terapia, cioè come potrebbe tornare nella tua esperienza? Perché invece sappiamo che a volte i pazienti vanno anche forse un po' protetti dai nostri denudamenti. Ecco, come te la cavi su questo versante? Essendo io paziente? No, essendo tu analista. Cioè rispetto alle disclosure degli altri? No, rispetto alle tue disclosure. Alle mie disclosure, non capisco niente. Allora, intanto venendo qui, oggi pomeriggio non sono stata benissimo, perché questo è tosto per me, proprio perché non sono in pensione, devo tornare a fare le mie cose, insomma, non è, appunto è un abito che uno si toglie e si sveste di certe funzioni. Quindi, e pensavo proprio a un vero coming out per me. È un coming out, certo. Per cui è proprio è un rivelarsi. Cioè, io so che per gli altri può essere appunto una novità, è una cosa che non nessuno sapeva, ma io sono questa prima di essere quello e quello, e tanti abiti che uno mette on top, uno mette sopra, non mette, cioè, e quindi questa nudità è un po' più vicina all'essenza, che poi l'emisfero destro che prevale sull'emisfero sinistro ancora adesso, non sono una bambina e non sono troppo malata, insomma c'è ancora molto emisfero destro, che è tutta la base insomma più creativa, di cui spero di non spogliarmi mai. Come coi pazienti, che cosa rivelo io? Te lo chiedo perché è un tema di qualunque persona scelga una posizione di visibilità, che è anche la pubblicazione di un libro. Ecco, come concili la riservatezza e anche, diciamo così, un po' quella che una volta si chiamava neutralità, sì, che ovviamente oggi non la chiamiamo più così, dell'analista, sì, e l'esposizione e la visibilità della scrittrice? Allora, in genere non ho mai parlato né detto che ho mai scritto niente ai miei pazienti, né quelli di studio, né questo. Adesso però questo può venire fuori perché sono un po' più distante, cioè 10 anni fa questo rispetto ai pazienti non sarebbe mai venuto fuori, che non potrei. Adesso che appunto ho sciolto tanti legami, perché sono passata da Pescara a Bergamo, quindi i pazienti di Pescara sono un pochino più, diciamo così, sistemati, e quindi non ho pazienti nuovi, non penso per il momento di prendere, cioè mi sento che possono anche arrivare a vedere questo libro, non glielo reclamizzerò io, certo. Però certo esiste, così come sono esistiti sempre gli altri libri. Non, in questo credo di essere un po' rigida, cioè se viene fuori da loro qualche cosa, posso anche dire qualche cosa, chiaramente, non è che stiamo qui a negare, però non verrebbe mai da me, anche perché non è giusto prendere lo spazio semplicemente, se non c'è motivo. Quindi non verrebbe mai da me, ma neanche per qualunque altro libro, qualunque giornata che uno fa, cioè non c'è assolutamente nessuna, secondo me, mi sembra, spero, nessuna infiltrazione tra la vita ufficiale di lavoro, di scrittura, eccetera, e la terapia. La terapia io sono veramente in ascolto. Poi quello che viene fuori dall'ascolto, magari appunto sono loro che magari dicono delle cose, ma non vanno tanto alla ricerca, non sono curiosi veramente, non è che poi dicono quello che hanno letto. Non ho mai avuto questo problema. Però nella mia esperienza, appunto io
mi comporto come te, cioè quando sono nella stanza ascolto, e il mio tempo, il mio ascolto è per l'altro, e se l'altro mi chiede qualche cosa comunque sono in dialogo. Però le volte che nella vita mi è capitato che qualche paziente entrasse in contatto con qualche mia, diciamo, produzione extraanalitica, anche una cosa sul giornale, eccetera, io ho sempre percepito invece un elemento di allegria, di contentezza, di scoperta. Cioè, secondo me, l'idea che abbiamo coltivato per tanti anni, che i pazienti hanno bisogno di mummie, non è sana. Naturalmente non hanno bisogno, appunto, di intrusioni o di invasioni e di autoascolti, però secondo me è anche questo, no? Sì, sì. È in fondo, sta tutto nel concetto dell'autenticità della persona, esatto. No? È l'autenticità. Esatto. Non si nasconde né si propone, cioè siamo quello che siamo. Sì. Penso che questo viene anche dal fatto che come paziente io ho sempre potuto dare, penso soprattutto a McCoy, ma in genere, quello che io scrivevo, quello che io, e non l'hanno mai rifiutato. Quindi c'è anche il fatto che c'è, come dire, una penetrabilità, anche, cioè io mi sono sentita che potevo fare quello, e quindi a me non viene come terapeuta di offrire qualche cosa, ma non c'è questa rigidità per cui se tu mi offri io dico no, e io che sono il terapeuta non posso e non devo fare. Cioè... C'è stato un lungo periodo della psicoanalisi in cui gli analisti non potevano ricevere anche oggetti materiali dai pazienti, ma nel senso anche uno scritto. Io mi ricordo che 20-30 anni fa, se un paziente, mediamente, poi ovviamente insomma ci sono fortunatamente tante varianti, però se un paziente portava, ieri sera ho scritto questa cosa, mi piacerebbe che lei la leggesse. Non si poteva fare. No, me la racconti come la ricorda, cioè, no? Un coltello, un bel coltello. No, il mio non è visto. Ci sono delle domande? Domande? Sì. Sul tema della precarietà. E hai mai pensato che la precarietà non sia tanto o un destino, un'inclinazione o risultato di esperienze traumatiche, quanto una narrazione a cui attaccarsi, a cui legarsi, per poter mantenere un controllo rappresentativo sull'esperienza? Hai mai pensato che potesse essere qualcosa a cui in cui stare perché tu possa avere non un'esperienza, ma una danza tra l'esperienza e la rappresentazione dell'esperienza? Sì, sì, ti stavo per dire che era già troppo filosofica per me la cosa. Adesso che tu lo dici così, dico che per me questo è lo spazio dell'assenza. Cioè è chiaro che in quella precarietà, in quella intersezione, la liminalità, anche quando parlavi tu prima, il viaggio, lo spazio, l'assenza, no? Se vuoi, per me, io lo capisco di più nel senso di, cioè, quella precarietà e quella distanza, quello spazio, quel buco nero, quell'infiltrazione in cui tu puoi vedere qualche cosa d'altro perché c'hai questo spazio. Allora, in questo senso, sì. Per il resto, non lo so. Io lo sento così. E quindi è come, se ho capito, tu dici lo rivisitiamo perché così possiamo vedere delle cose. Come se fosse una specie di spazio libidico, la precarietà. Oddio, lo spazio libidico adesso. Non saprei come gestirlo, lo spazio libidico, che vuoi dire? Perché nell'intermittenza, no, nell'essere e poi nell'osservare, trovi in quello scarto, trovi una sorta di serbatoio. Non saprei cosa dire, sono discorsi perché che non seguo, nel senso che non ci vado in quel non riesco proprio a capirlo. Quindi. Perché dalle tue poesie quello che colgo è un comfort nel parlare
della cosa, non nell'essere nella cosa, un comfort. Che probabilmente è quella distanza che dicevamo, no? È proprio quello. Sì, sì, diciamo che lo dici molto meglio tu, in modo molto filosofico, ma è una cosa per me molto terra-terra, questo voglio dire. Però sì, ho capito, come dire, è una struttura per te, c'è bisogno di questa device struttura. Un device narrativo. Sì, è una struttura, ma io non ci penso proprio, cioè non ho nessuna struttura narrativa in mente, non ho nessuna, cioè io veramente prendo la penna e scrivo, non voglio offendere nessuno, né voglio dire vi ho offerto delle cose, buttateli così, ma io non ho, cioè se dovessi pensare anche quando scrivo poesia, io penso 99 ore su 100, forse una dormo, ma cioè 99 ore su 100 io sto a studiare, sto appunto a fare delle cose. Se io dovessi, questa è liberazione, cioè Redemption Song è anche l'atto della liberazione, se io dovessi pensare e costruire la poesia, non starei facendo poesia, cioè io mi rifiuto di lavorare anche dentro la poesia, cioè non ho nessun presupposto, io non presumo di fare proprio nulla, io ricevo, questo c'è un po', è come se io fossi un po' una ricevente, non so che sia senso, però non ha nessuna pretesa di costruzione. Se volete leggo quella del violino. Sì, assolutamente. Grazie, Riccardo. Dimmi. Io sono uno dei pochi autori della Mucci. All'inizio, puoi no. Sapere il futuro. No, quindi ho letto un libro sul trauma che mi aveva regalato un po' di anni fa. Quando eravamo colleghi a Chieti. Eravamo colleghi a Chieti, ecco, quindi quello che mi univa a lei erano circa 15 metri di corridoio dove c'era la sua stanza e la mia stanza, ecco. E quindi avevo conosciuto questa che insegnava inglese e che voleva occuparsi di psicanalisi, quindi dicevo, molti anni fa sta menata di questi che facciano l'inglese e poi vogliono fare gli psicanalisti. In effetti lei era già una psicanalista, no? Anzi era sostanzialmente in termini identitari assolutamente una psicanalista. Ecco, io ricordo questo libro e devo dire generalmente gli accademici leggono pochissimo i libri dei colleghi, non li leggono quasi mai. Infatti ero sbalordita. Dicono che lo leggono, ma non è vero. Ecco, in quel caso io ero fuori dalla mia area disciplinare, ecco, ma io lessi quasi tutto quel libro sulla... Il dolore estremo. Esatto, che lo trovai estremamente interessante. E quindi lo lessi, cioè mi interessava e mi colpì e mi rese, per così dire, in una relazione possibile con chi l'aveva scritto. Poi lei ci siamo rincontrati, mi ha mandato ste poesie via mail e quindi aggiungo due cose, ecco, la differenza tra il libro e le poesie. Grazie. Ecco, allora, il problema è che le poesie sono un libro a posteriori, non so come dire, non sono un libro a priori. Cioè, mentre una pubblicazione scientifica in qualche modo si prepara, no? E poi avrà più o meno profondità, successo, incisività, tutto quello che volete, in questo caso è un libro a posteriori. E non è un libro, ed è i poeti direbbero che non è poesia, no? Molti poeti direbbero che non è poesia. In effetti io non sono in grado di dire se è poesia o non è poesia. Però è uno dei pochissimi libri di poesia che ho letto quasi tutto, no? in letture notturne. No? Ecco, quindi quello che viene fuori, e io sono intervenuto adesso proprio perché si era aperto questa cappa, no? La mia impressione era che queste poesie fossero dei ricordi poetici, non ci fosse la presunzione della poesia, no? Non c'è nessuna costruzione. E non c'è nessuna costruzione poetica, cioè non c'è la sofisticazione che generalmente hanno i poeti, che sono altro sofisticatissimi mediamente, perlomeno quelli bravi. In lei c'era, oserei dire, anche questa forma un po' leggera, a differenza delle cose che scrivi in termini più scientifici, no? E c'era una persona, no? A differenza invece di quanto non ci sia nelle cose scientifiche che scriveva, che scriveva. E quindi questo
E quindi c'è in qualche... E io ho letto quindi questo libro con una grande leggerezza, questo libro, queste poesie, questi pezzi di poesie, con grande leggerezza, no? Perché erano una cosa diversa della Mucci, di quelle cose. E questo, e quindi in due modi, no? Cioè, uno, quello, vabbè, di questi ricordi, di questi questi vari modi di esprimere un pensiero poco pensato, no? Cioè, perché oppure assolutamente autentico, no? Quindi, siccome l'ho letto dall'inizio, ho colto la sua storia, no? Cioè, questa storia che mi incuriosiva poi da un punto di vista su altri piani anche, ma questo ve lo risparmio. Ma cosa vuoi, no? Una donna giovane che va negli Stati Uniti, cioè, uno si immagina, si fa delle fantasie, no? Non essendo io pagato per controllarmene, me ne posso fare. Ci ho detto, no? Quindi le sue poesie sono leggere, sono per così dire molto leggere. E questo aspetto invece dell'intermezzo, cioè in qualche modo degli intermezzi che spiegano, che rappresentano delle cose diverse dalle poesie, ma che nello stesso tempo gli danno un senso, no? Ecco, io l'ho trovato di grande interesse, ecco, perché è la... E quindi non ho mai letto così tanta poesia in così poco tempo. No? E quindi, ecco, era per dirvi che questo libro della Mucci si legge in tanti modi, grazie. Ma si scorre via, ecco, grazie. Diciamo. E quindi grazie. Grazie, grazie a te, grazie a voi. Marta. Una cosa sull'Olter, su questa, diciamo, prospettiva della spiritualità. Volevo qualche altra parola su questo aspetto della tensione alla spiritualità. Ultimamente, in un incontro che avevamo fatto, avevi un po' fatto la riflessione che durante il Covid una delle possibilità, oltre alla scrittura, infatti Vittorio ha approfittato come tutti, era quello proprio di aprirsi a una ulteriore dimensione. Un po' è sempre stata presente in te, siccome ci sono anche dei giovani, come aspetto proprio anche di speranza, ecco, se volevi. Sì, penso che, grazie Marta, perché questa forse è la funzione fondamentale di questo libro per me, è di dare speranza. Io spero che dia speranza, per far vedere proprio che c'è un cammino che si può fare, che si può fare, che ci è dato, che in cui dobbiamo insistere, è il retto sforzo dei buddisti, ma forse è anche proprio una tendenza e una tensione. E appunto dal 92 io facevo tecniche di meditazione di Siddha Yoga, e per il gergo si dice una kundalini risvegliata, se volete sapere che cos'è, ma non so come dire, nel senso che tu parlavi all'inizio di gratitudine, per me è questa la spiritualità, cioè è fare un percorso in cui io non ho letto il libro di Sacks, perché tante cose non riesco più a farle, quindi le leggerò. La gratitudine è un punto d'arrivo, di solito non è un punto di partenza. E la gratitudine è un po' come il perdono, secondo me, entrambi il perdono, appunto chi lo sa bene. C'è un percorso da fare, c'è una strada, c'è un lavoro, c'è uno sforzo, c'è un lavoro a due, ci sono tanti compimenti da fare, però arrivare a quel punto non è dato, non è scontato, cioè non c'è una garanzia di nessun tipo, quindi alla fine, un po' come il perdono, anche la gratitudine è un po' una questione di grazia, che uno forse a un certo punto la coglie, un po' a precu, insomma, la coglie a cose fatte, si avvicina a quella cosa. Non so quanto ci sia merito, sicuramente c'è molto sforzo, nel senso che noi eticamente facciamo uno sforzo di impegno, di lavoro terapeutico, appunto da pazienti, eccetera. Quindi c'è un tendere, un andare verso, però molto è qualche cosa che sfugge al nostro controllo, che non è dato né sapere quando, né sapere come, né... cioè è veramente un avvicinarsi, è un tendere verso in cui con la nostra sensibilità, con esperienze diverse, ognuno si avvicina a cogliere qualcosa. E,
credo che non ci siano formule, nel senso che ognuno trova la propria strada in vari modi. Diceva, ho sentito ieri una predica a Corso San Gottardo, a cui mi sono avvicinata, il tuo Don Dario, esatto, che se si ascolta, se qualcuno del gruppo del Vangelo ascolta, lo ringraziamo. Diceva, per la fede ci sono due elementi essenziali, spero di dire bene, amore e umiltà. Non si arriva alla fede senza amore, senza umiltà. Dopodiché è un dono anche amare o anche essere umili. Come ci si arriva, sarebbe la domanda da fare. Quindi insomma è tutto in moto, ma non sappiamo bene. Leggo, posso dire questa? La lascio alla fine allora, via, Andrea, perché volevo, c'entrava questa angolata. Voglio solo fare un ringraziamento, no? Perché io conosco Clara ormai da tanti anni e sono contento di conoscerla. E quando ho letto il libro di poesie, anch'io ho sentito il coraggio. Infatti le ho detto, ma vuoi tenere tutto? No? Alcuni mi hanno detto di cancellare. Perché ho detto, ti senti di dare così tanto, no? E allora poi Vittorio, che anche conosco bene, devo dire, io ringrazio entrambi, perché entrambi fate parte della mia formazione. La mia prima tesi di laurea nel triennio è stata su Hillman, sul concetto di anima e lo spazio poetico della mente. E forse devi parlare un po' più forte, Andrea. La mia prima tesi del triennio, grazie, è stata su Hillman, sullo spazio poetico della mente. Nessuno me la voleva far fare quella tesi. e oggi parlavo con Clara e dicevo, no, io non te l'ho detto chiaramente, però sei diventata più junghiana di Vittorio, secondo me. Di me, no? Perché, il cammino. Perché secondo me questo libro è una storia che cura. C'è un testo bello di Hillman che si chiama Storie che curano. Bello. E quando tu dici questa è una gratitudine, no, io ti sono grato, perché quando ho letto, perché qua c'è una trasformazione in questo libro. E si vede, si legge nella profondità del dolore. Io non ho mai incontrato nessuna persona interessante che non abbia sofferto un po' nella vita, quindi sarà San Dio. Certo. E quindi grazie. Però ti faccio anche una domanda, perché è stata una mia ossessione e penso che non me ne sono mai liberato. E anche in supervisione abbiamo parlato, penso, un po' di volte. Cioè, una cosa è trasformarsi, però nel nostro lavoro bisogna anche essere un oggetto trasformativo, come Bolas dice, non nell'ombra dell'oggetto. Allora volevo chiederti, per te che cosa significa, oltre alla tua trasformazione, essere un oggetto trasformativo per l'altro? Cioè, avere questa funzione? Sì, per l'altro. Mi verrebbe da dirti dare speranza, essere lì per ascoltare, per essere un testimone, per esserci veramente. C'è tutto il discorso dell'embodied witnessing, non faccio la lezione perché le studentesse potrebbero annoiarsi a quest'ora della notte, ma insomma ho creato questa metafora, se vogliamo, che è molto pratica, della testimonianza incarnata, perché tu sei lì con l'autenticità di cui parlava Vittorio McWilliam, con tutto quello che tu sei, col tuo passato, il tuo presente, il tuo conscio, il tuo inconscio, tutto quello che è, ed è quello che offri. Quello è l'oggetto trasformativo, il dialogo, la relazione. Non mi piace dire confronto, perché sembra una cosa molto di zone alte. È proprio l'incarnarsi insieme, in qualche modo, attraverso la parola. Una cosa che dicevi tu all'inizio, che è la prima cosa che mi viene in mente, per me le parole non solo sono cose, ma sono corpo. Per me le parole sono corpo, questa è la prima cosa, forse è l'ABC di tutto quello che io posso dire o fare. Poi l'ho teorizzato in tanti modi, non solo la parola emisfero destro, se vogliamo aggiungerci, cioè se vogliamo leggerlo con quello che sappiamo, l'emisfero destro, non ci interessa, la parola è corpo. Ed è questo che secondo me è anche corpo, danza, bellezza, leggerezza, pesantezza, durezza, scontro, elevazione, ma è corpo. E secondo me questa è la bellezza della scrittura, che la parola sia corpo. E questo è nella terapia, cioè se la parola non è anche corpo, sono chiacchiere o sono tutte teorizzazioni di livelli alti che non arrivano mai al corpo. Il corpo, prima di tutto, se io vado in terapia, è un corpo sofferente. Quello è il primo livello. Quelle parole quasi non servono. C'è lo sguardo, c'è la presenza, c'è la sofferenza, ci sono i sintomi. Il sintomo non è parola. Però è tutto un dire attraverso il corpo delle cose che... Questo è Freud, torniamo a bomba, non solo Jung, ma anche Freud, e le isteriche,
Questo è, cioè, la psicanalisi è stata scoperta grazie a qualcheduno che ha ascoltato la parola di donne che non muovevano le braccia, eccetera, eccetera, no? E noi siamo questo, quindi l'oggetto trasformativo è questo meccanismo qui dentro una relazione. Poi, sai, lo puoi declinare, come si usa dire, in tanti modi, però per me è questa roba qui molto concreta. Grazie della domanda. Andiamo a casa? Qualcheduno che, non, che vuole... Dimmi. Ah, l'ultima, sì. Hai detto che no, ci sì, congedavi. No, era soltanto, no, non è necessariamente quella che preferisco, ma magari appunto è una delle ultime per dire, siccome abbiamo parlato della spiritualità, questo l'ho scritta in una chiesa, l'ho scritta in una, ed è appunto quel senso di essere strumento di qualche cosa, non ho nessuna pretesa di costruire niente, ma di ricevere qualche cosa. Ed è appunto di aprile 21, quindi è dell'altro ieri. Sono solo un violino, non è necessariamente bella, è quello che volevo dire però. Sono solo un violino, ha forse merito il violino per il suo legno, per la sua curvatura, la lucidatura, le note che emette, il risuonare del cavo del legno. La musica non è mia, non conosco le note, non posso neanche dire che eseguo, non conosco i pezzi. E chi me li mette davanti? Sono solo lì a ricevere la musica, questa è anche la terapia. Questo per me è anche quando io dico che noi siamo gli strumenti, noi non è che suoniamo il paziente, ma noi siamo ciò che riceve e che crea quella musica insieme al corpo dell'altro, con le parole dell'altro. E il silenzio anche. E anche il silenzio, perché nella musica c'è la partitura, esatto. Come nella poesia. Tanto silenzio, quante parole, o comunque si legge tutto insieme, la musica certo. È lo stesso, esattamente così. Sono solo lì a ricevere la musica delle note e del suono. Li travaso e restituisco, mi abbandono e li consegno. Non ho nessun merito, mi ha fatto qualcun altro. Capital Q, capital A. Grazie. A voi. Grazie. Allora, grazie. Ah, c'è una... Sì, io... Prego, la mia studentessa amata. No, io innanzitutto volevo ringraziarla. Appunto, io ho avuto, credo, l'immenso onore di poterla conoscere durante le lezioni in Università Bergamo. E credo a nome, poi, non solo mio, ma credo di tutti gli studenti, di... Adesso piango per no. Un'ora, poi, se toccate questo. Credo che, tassi. Appunto, la cosa di cura di cui parlavamo prima, quell'attenzione... Credo e quell'autenticità soprattutto, credo sia la cosa bella che si legge veramente in ogni suo libro e avremo, spero, l'onore, cioè avremo sicuramente anche il tempo e l'onore di leggere anche questo che non abbiamo ancora letto ma che leggeremo molto presto. E appunto quella questione proprio di contatto, che però è proprio contatto, cioè con immenso entrare in punta di piedi, e credo che anche in questo libro, dagli stralci che lei legge, ci sia proprio tutto ciò che lei è in modo autentico, e quindi fa entrare anche noi in quello che poi si legge. Quindi per questa cosa grazie, perché credo che come studenti servano degli esempi, che siano esempi veramente di cura, di passione, per educare al futuro del mondo. Quindi questo è il mio grazie. La domanda invece è se... lei dovesse tornare a parlare alla Clara delle prime poesie, alla Clara dell'America, cosa le direbbe? Direi coraggio, ora, vai avanti. Del coraggio. cosa si può dire? L'ascolterei, però le direi tranquilla. Grazie Clara. Grazie a tutti. Grazie a Luca Luca Bonini. Ci sei mancato. Eccoci. Molto, ma sei stato molto presente. Forse potevo dire un po' di più, ma grazie.